Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri cari lettori e lettrici di altra età. Oggi parliamo di ipertrofia prostatica benigna. Approfondiremo bene che cos'è, una condizione che però è comune a circa 6 milioni di uomini italiani che ogni giorno affrontano i sintomi urinari collegati all'ingrossamento della prostata. Siamo qui con il dottor Fabrizio Gallo, urologo presso l'ospedale San Paolo di Savona, nonché tra i primi esperti in Italia nell'utilizzo di un nuovo dispositivo che è stato, insomma, introdotto, iTind. Buongiorno, dottor Gallo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, intanto direi di cominciare appunto col chiederle di che cosa si tratta nello specifico, che cos'è l'ipertrofia prostatica per chi non la conoscesse e quali sono i disagi che comporta questa patologia. Sì, l'ipertrofia prostatica benigna è una malattia molto frequente che interessa tutti gli uomini e aumenta l'incidenza con l'aumentare dell'età. Quindi con l'aumentare del numero dei pazienti anziani sicuramente questo problema continuerà ad aumentare. Si tratta di una malattia per cui aumentano le dimensioni della prostata e questo aumento delle dimensioni in qualche modo determina una compressione sulle strutture circostanti che sono la vescica e l'uretra, che è il canale che veicola l'urina dalla vescica all'esterno, facendo urinare male al paziente. I disturbi possono essere poi di tipo irritativo, la pollacchiuria, andare a urinare spesso, l'urgenza, la disuria, la stranguria, cioè la minzione dolorosa, ma anche disturbi di tipo ostruttivo, per cui fare proprio fatica a svuotare, si parla di esitazione, fino ad arrivare proprio alla ritenzione, con necessità anche a volte di posizionare un catetere e di mettere un intervento, e di mettere un catetere e di dover fare un intervento. Per fortuna, diciamo, per queste persone che soffrono di questa patologia, insomma, ci sono stati vari studi, tra cui appunto anche lo sviluppo di questo dispositivo mini invasivo, questo iTind. Che cos'è e come funziona questo trattamento? Sì, l'iTind è un dispositivo mini-invasivo, nel senso che si tratta di una sorta di piccolo ombrello che viene, io quando parlo con i pazienti parlo per rendere idea di griglia dello champagne, che viene posizionata attraverso una cistoscopia, cioè noi in anestesia locale, praticando una minima sedazione, quindi il paziente è perfettamente sveglio e cosciente, non si richiedono anestesie spinali né tantomeno generali, entriamo con uno strumento flessibile, sottile, una manovra assolutamente non dolorosa all'interno dell'uretra prostatica, rilasciamo questa sorta di griglia che nei giorni successivi si allarga in questo modo, modellando, riformando l'uretra prostatica e il collo vescicale. In questo modo, dopo una settimana, noi togliamo il dispositivo, anche qui la manovra è ancora più semplice, sempre in anestesia locale, si tratta veramente di 10 secondi in cui il dispositivo viene rimosso, in questo modo il paziente ha un sollievo dei sintomi. Quindi è una metodica assolutamente interessante che si interpone tra la terapia con le pastiglie, che di solito sono molto efficaci e costituiscono il primo gradino di terapia dell'ipertrofia prostatica benigna, e i veri e propri interventi. Quindi diciamo un dispositivo anche appunto poco doloroso, quindi una pratica che non Sì, prevede. no. Non c'è dolore. Ovviamente nella settimana in cui il paziente mantiene a dimora il dispositivo, il paziente ha qualche fastidio, ma questo è connaturato al funzionamento, cioè questo dispositivo si deve allargare, deve comprimere, deve rimodellare il collo vescicale, quindi in qualche modo il paziente deve avere dei sintomi. Sono sintomi però molto ben tollerati. Generalmente il paziente nelle prime ore, nel primo giorno ha ematuria, cioè ha un pochino di sanguinamento, e generalmente per tutta la durata del mantenimento, ma soprattutto nei primi 2 giorni, ha un pochino di fastidio, un po' di dolore quando urina, perché poi molto spesso le prostate ipertrofiche, cioè le prostate ingrossate, sono anche infiammate, quindi nel momento in cui noi posizioniamo questo dispositivo che in qualche modo comprime la struttura che ci interessa, il paziente ovviamente ha un po' di fastidio. Come ogni Chiaro. qualvolta c'è qualcosa di infiammato e noi in qualche modo lo comprimiamo. Chiaro. E a livello di tempistiche, più o meno quanto dura il periodo di recupero e dopo quanti giorni il paziente vede, diciamo, dei risultati, insomma, di questo Sì, trattamento? sì, sì. Allora, per parlare di tempi, innanzitutto la metodica è brevissima, dura un minuto e mezzo. Salvo ovviamente che non ci siano delle piccole complicanze tecniche, però è una manovra veramente molto veloce. Il paziente può essere dimesso in giornata, alcuni di noi, ma qui è anche un problema legato un po' agli ospedali o alle strutture dove si fanno, tengono il paziente magari una giornata, quindi in day hospital, o lo tengono anche in osservazione una notte. Ad esempio io
ho dimesso dei pazienti in giornata, ma ho anche tenuto dei pazienti per la notte, soprattutto se venivano da fuori, anche per evitare che in corso di complicanze poi questi pazienti dovessero andare in pronto soccorso dove magari la metodica non è nota e quindi poi si possono creare dei disagi. Però in linea di massima il paziente può essere dimesso dopo qualche ora, opportunamente informato su quello che accadrà nelle ore successive. Il recupero può anche essere immediato, cioè io ho pazienti che sono andati a lavorare o che magari hanno lavorato da casa il giorno dopo, 2 giorni dopo, io comunque consiglio sempre per precauzione di prendersi qualche giorno, questo sì, però è un recupero molto rapido. Dopo la rimozione del dispositivo, cioè quindi ad una settimana dall'impianto, c'è una fase di qualche ora in cui il paziente comunque ha ancora un po' di fastidi, ma dal giorno dopo la rimozione il paziente è a posto. Quindi in qualche modo si potrebbe considerare un recupero di una settimana come tempistica. Ottimo, quindi tempi brevissimi, ecco. Sì. E, una volta che invece il trattamento si è concluso, ci possono essere, come a volte purtroppo succede, degli effetti collaterali, diciamo, sulla persona? Se sì, No, come si questo possono trattare? in effetti è un'ottima domanda, perché tutte le terapie che noi pratichiamo, sia in compresse che chirurgiche, quindi interventi di resezione, laser, indipendentemente dalle energie che si utilizzano, hanno delle complicanze. L'ITIN invece praticamente complicanze non ne ha, nel senso che questa manovra di allargamento del collo non ha praticamente mai dato complicanze a lungo termine che poi possono in qualche modo compromettere la qualità di vita del paziente. Ecco, diciamo, nella peggiore delle ipotesi funzionerà poco, non funzionerà, però il paziente torna a quello di prima. Ok, ottimo. E per tutti i pazienti che appunto sono tutte le persone che ne soffrono, magari o che cominciano ad avere già, intanto a che età più o meno si manifesta questa patologia? Più o meno. L'ipertrofia prostatica si manifesta a partire dai 50 anni e Ok. l'intensità dei sintomi generalmente aumenta con l'aumentare degli anni, in maniera corrispondente all'aumento delle dimensioni della prostata, per cui diciamo che l'età media, del paziente con ipertrofia prostatica, l'età media del paziente che trattiamo è intorno ai 60-65 anni, nella fascia di età tra i 60 e i 70 anni. Però in realtà l'ITIN dà anche un'indicazione in pazienti giovani che ad esempio non vogliono assumere farmaci. Quindi in realtà l'ITIN è dedicato anche a pazienti più giovani, soprattutto in pazienti non solo con l'ipertrofia prostatica benigna, ma anche con la sclerosi del collo vescicale, che è una malattia leggermente diversa, in cui il collo della vescica è un po' più ristretto, e questi possono essere anche pazienti di 30-35 anni. Ottimo. E per chiunque volesse, diciamo, appunto, fare questo trattamento, dove lo può trovare, a chi si può rivolgere, in quale Allora, magari ospedale in Italia, se è, diciamo, una. sì, una visita urologica è fondamentale, perché la prima cosa è verificare che il paziente abbia i requisiti per accedere a questo tipo di tecnica. In linea di massima, questa tecnica non è dedicata a tutti i pazienti, è dedicata a pazienti con prostate piccole o medio piccole, quindi per capirci. Pazienti che abbiano un'ipertrofia prostatica tra i 25, 30 e i 65 millilitri, che non siano particolarmente sintomatici, che quindi non siano pazienti già con una terapia molto importante, non devono avere, dal punto di vista della forma della prostata, un terzo lobo, cioè uno sviluppo dell'ipertrofia prostatica verso la vescica, perché in questi casi. Soprattutto se questo sviluppo, se questo terzo lobo è di dimensioni superiori al centimetro, l'ITIND non riesce a distendersi in maniera omogenea e quindi non funziona bene e quindi non migliorerà adeguatamente la sintomatologia del paziente, anche perché in questo caso abbiamo tantissime altre opportunità, tantissime altre opzioni che noi possiamo proporre a quel paziente. Quindi non ha senso utilizzare questo tipo di dispositivo, anche se in considerazione di quello che dicevo prima. L'ITIND può essere comunque proposto e se inefficace poi il paziente accederà a un altro tipo di terapia. Infatti gli anglosassoni utilizzano un termine che a me piace molto per l'ITIND, cioè una bridge therapy, cioè una terapia ponte. Come dicevo prima, una terapia che si interpone a ponte tra la terapia in pastiglie e i veri e propri interventi. Quindi non è controindicato in maniera assoluta in nessun paziente, però il paziente va selezionato bene perché comunque se poi l'ITIND non funziona non ha senso. Certo, perfetto. Io ringrazio tantissimo il dottor Gallo per tutte queste informazioni. Insomma, credo che Grazie abbiamo dato un bel po' di
di informazioni appunto sia su questa tipologia per chi non la conosce, questa patologia per chi non la conoscesse e, o magari ne soffre e non sa che cos'è, e più nello specifico per questo dispositivo e questo nuovo trattamento che è stato sviluppato. Grazie a tutti, auguro una buona giornata. Grazie.